Buongiorno ragazzi, un abbraccio nero azzurro a tutti. Allora, finalmente Spalletti è ridiventato sexy Luciano, secca tutti i cambiamenti, carti fuori per ferita. E quando l'ho visto in panchina, già durante la settimana dicevo: ma guarda tu, sto Icardi non sta segnando due partite, lo vedo in panchina, possiamo stare tranquilli. Mi ha fatto pensare a un filotto di vittorie, credo che sia stato ai tempi di Pioli, quando Icardi è stato fuori, se non mi sbaglio, abbiamo vinto senza centravanti. Veramente mi dà una buona impressione questo Icardi sulla panchina, pur essendo icardiano, non c'ho niente contro Icardi, ma in questo momento, specialmente contro il Sassuolo e Torino, entro il Sassuolo poi porta una sfiga, non arriva mai a segnare queste ultime partite, quindi non l'avrei fatto giocare neanche nella prima partita. Nainggolan, Nainggolan un bel giocatore, ci può stare veramente bene nell'Inter. Centrocampo ci manca Vidal, ma è inutile perché abbiamo Gagliardini che fa legna, ma i piedi lui ce l'ha veramente quadrati. Poi penso che al momento, quando c'è stato un cambiamento a centrocampo, mi sembra che abbiamo giocato a tre. E lì la squadra è stata molto, molto più equilibrata, molto più forte. Candreva è tornato al gol dopo 500 non so quanti giorni che non segnava. Keita e Politano, due bei giocatori che stanno crescendo. L'Inter, la prima partita ci ha avuto mezz'ora nelle gambe, la seconda partita ci ha avuto 60 minuti, adesso stiamo cominciando a carburare piano piano e penso che saremo pronti dopo questa pausa per le prime partite di Champions. Penso che lì si vedrà la vera Inter, se non succede ancora qualche casino, perché ancora non si può giudicare. Bologna ha fatto una bella partita difensiva, ma non si può certo dire che sia un indice per vedere questa Inter a che punto è. Io sono contento, felice, ho voluto aspettare un po', quest'anno voglio essere distaccato, un po' disteso, e forza Inter sempre, e andiamo avanti così tranquilli e sereni, perché troveremo la quadra e troveremo la squadra pronta per questa Champions. Veramente ci abbiamo un torneo fantastico, perché l'Inter non si poteva permettere, per me veramente mi sarebbe quasi dispiaciuto se sarebbe cascata in un gruppo con squadre. No, il gruppo che abbiamo va benissimo, perché siamo una grande squadra con un grande passato, un grande futuro davanti a noi. Barcellona, Tottenham e anche l'altra squadra che è PSV. Siamo nel girone giusto, un bel girone, poi vedremo come andranno le cose, ma sono molto fiducioso. Forza Inter, buona domenica e andiamo avanti così. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti e forza Inter.